Benvenuti in questo nuovo video dove ho qua con noi Matrioska 3010, il canale. Lei si chiama Jana ed è una ragazza russa che vive in Italia. Poi comunque ci racconterà lei un po' di cose. E questa intervista è per capire dal punto di vista sentimentale, affettivo, insomma, della seduzione in genere, come vanno le relazioni tra italiani e russi, insomma. Questo è quindi, ciao Jana, benvenuta. Ciao, grazie mille per l'invito. Mi fa molto piacere, vorrei partecipare appunto a questa iniziativa, sempre collegata tra la Russia e l'Italia, perché il mio canale parla appunto un po' della Russia e anche dell'Italia. Ok, allora, la prima cosa che ti volevo chiedere, ho visto che hai fatto diversi video anche su uomini russi, donne Sì. russe, le differenze, eccetera, eccetera. E volevo chiederti un po' il tuo punto di vista, dal punto di vista delle relazioni sentimentali affettive o da come vedono una relazione sentimentale affettiva, che differenza hai notato, visto che tu credo, immagino che hai avuto esperienze sia con uomini russi sia con uomini italiani, o comunque nella cerchia delle tue conoscenze ci sono, insomma, sia russi che italiani. Come vedi, che differenze ci sono principalmente? Le differenze sono tante, le differenze sono grandi, completamente tutto diverso, io direi. Cioè, poche cose sono in comune, perché la Russia comunque ha mantenuto, diciamo, le tradizioni, ha mantenuto ancora il culto della famiglia rispetto magari ai paesi europei che, secondo me, secondo la mia visione, puntano più verso la carriera, soddisfazione di se stessi, ma non pensano magari alla famiglia o ai figli, pensano più così. Poi Russia ha avuto questa grande guerra dopo quale tanti uomini sono morti, c'è stata comunque minore quantità di uomini rispetto alle donne e ancora continua, ci sono molte più donne rispetto agli uomini e di conseguenza le donne, diciamo, mettono in primo piano uomo, comunque, punto di riferimento è uomo. Uomo è capo della famiglia, uomo comanda, tra virgolette, o comunque fanno comandare uomo le donne, nel senso, cioè, diciamo che questo è più verso l'uomo, tutto gira intorno all'uomo. Mentre, per esempio, se guardiamo l'Italia in particolare, io vedo che tutto gira intorno alla donna invece, cioè tutto diverso, un pochino diverso proprio diverso il punto di vista, diverso il modo di vivere proprio il rapporto, diciamo, questo vedo. Io ho avuto, diciamo, una conoscenza della Russia, però molto datata ormai, a circa Sì. 25 anni fa, insomma. Però ricordo che all'epoca, comunque, diciamo che intanto c'è da dire che alla fine comandavano le donne perché erano quelle Sì. che gestivano un po' la situazione all'interno delle famiglie, insomma, anche perché molti uomini, ad esempio, badavano, cioè c'era un tasso di alcolisti molto alto, ad esempio, tra i maschi in Russia, quindi alla fine chi aveva una visione chiara della vita erano più le donne, insomma, quindi forse apparentemente comandavano gli uomini, però dal punto di vista, secondo te, delle relazioni, io vedevo sempre, ripeto, ti parlo di dati di molti anni fa, in cui se prendevi una ragazza di 30 anni, per dire, probabilmente era già il suo secondo matrimonio, perché divorziavano, e probabilmente aveva già figli da un primo matrimonio e da un altro matrimonio. Io ti racconto questo aneddoto che poi ti lascio parlare, che mi ha colpito molto. Una ventina d'anni fa, no, 25, forse anche di più, ero in Russia, appunto facevo un corso di russo, studiavo il russo in Russia, e c'era questa insegnante che era incinta, no? Era incinta. E così parlando, diceva di avere un marito geloso, che era geloso del suo collega, insomma, che faceva l'insegnante di russo anche lei. Insomma, io ritorno però, e lei diceva: no, non capisco perché mio marito è così geloso, eccetera, eccetera. Ritorno 2 anni dopo, più o meno, dalla stessa insegnante, la ritrovo incinta di nuovo. Però non era più incinta del marito, era incinta del suo collega, quello di cui il marito era geloso. Beh, no, questo mi ha colpito abbastanza, no? Per dirti che trovavo molta più libertà, cioè in Italia magari, come Sì. dire, le famiglie hanno più difficoltà a costituirsi perché magari ci si pensa di più, però
però quando si costituiscono un po' più solide, mi sembra. Adesso non so, magari è cambiato completamente tutto anche in Russia, eh? No, dico la verità, non è cambiato tanto, soprattutto magari se guardiamo le piccole città o prendiamo tutta la parte che non viene mai considerata dalla Russia, perché Russia è molto, un paese molto vasto, ci sono tantissime città. Se Certo. prendiamo una città come Mosca, sicuramente non si sposano più a 20 anni, magari si sposano a 30 anni o 28, comunque lì. Sicuramente è ritardato un pochino il matrimonio e tutto. Però in tutta la parte russa, tutta completamente, tranne magari le città proprio Mosca, San Pietroburgo, sono un po' più occidentalizzate, sicuramente si sposa ancora a 20 anni. Però russi non lo so, hanno questa facilità di intraprendere un matrimonio e divorziarsi dal matrimonio. Cioè, hanno veramente questa facilità, ma secondo me perché da noi c'è questa cosa, se non ci stai bene, che ci stai a fare? Non pensi tanto alle conseguenze, magari c'ho già figli. In Italia si pensa tanto e l'uomo prima di lasciare una moglie, prima di lasciare la moglie, pensa alle conseguenze, la casa e abbiamo fatto. Uomo russo, se non sta bene con una donna, va via con una valigetta, non pensa alla casa, non la casa, io non sto bene. Punto, prendo, vado. Non fanno queste, diciamo, grandi problematiche, in più non stanno a soffrire con una persona. Può essere visto come una cosa positiva, può essere visto come una cosa negativa. Ovviamente, però io vedo questo, io ho visto anche dalla mia esperienza di vita, dalla mia mamma anche, e per quello vedo che comunque se non ci stai bene con una persona non ci stare. In più ai russi piace ufficializzare il rapporto, se siamo conviventi non è serio, il rapporto non è serio, bisogna sposarsi, perciò tante persone dopo 6-7 mesi di conoscenza si sposano e vogliono perché vogliono avere questo foglio in mano che io sono sposata perché è un po' uno status sociale, se io sono sposata sono realizzata in famiglia, che poi magari tra un anno o due si divorziano, diciamo è un po' un... Non lo so, è un modo di vedere le cose diverso. E un'altra cosa che ti volevo dire, secondo te, vediamo la fedeltà, che nelle relazioni di coppia è sempre come dire, un dato un po' che può Certo. essere. Vediamo tra donne russe e donne italiane, statistica, poi ovviamente ogni essere umano è unico e irripetibile, però trovi che siano più fedeli rispetto alla tua esperienza, ovviamente, le donne italiane e quelle russe, vedi che ci sono differenze? Io dico, cioè non so, magari può essere interpretato come una cosa positiva o negativa, sono sicura che le donne russe possono tradire con meno probabilità, sono Meno, sicura, quindi sono più fedeli. meno, con meno probabilità, sono molto più fedeli perché comunque è una questione proprio di attaccamento, di senso della famiglia, perché come hai detto, come hai notato anche te, quando ci sono stati gli anni più difficili, sono state tirate sempre su dalle donne. Comunque la donna ha grande importanza e grande peso, quindi lei comunque sente che c'è una responsabilità, c'è l'orgoglio, c'è i principi, quindi magari preferisce, magari anche se le piace un'altra persona, magari preferisce prima concludere un tipo di rapporto e poi dici guarda non stiamo bene e poi iniziarti un altro. Le donne italiane mi sono accorta con tanti casi, tanti esempi che prima trovano la sostituzione, prima si trovano un altro partner e poi lasciano quello precedente e molto spesso si creano questi triangoli amorosi che poi vedo le donne italiane che tradiscono di più. In realtà ho visto le statistiche europee che l'Italia è uno dei paesi principali per adulterio femminile in Europa, ho visto proprio le statistiche. E per quanto riguarda il maschio, italiano e russo? Russi forse non sono così fedeli come gli uomini italiani. Non lo so, o gli italiani fanno più, si nascondono meglio, non lo so. Forse sanno nascondersi meglio, ma forse gli italiani in questo senso sono più fedeli, perché io penso che se un uomo italiano è veramente innamorato, ama i figli, magari se è proprio una famiglia e tutto, difficilmente va. Anche per magari per paura un po' della moglie, secondo me c'hanno un po' la paura delle donne, perché ho avuto anche la mia
Ora racconto questa cosa solo veloce, che una mia amica che è venuta in vacanza in Sicilia ha detto: uomini italiani hanno paura delle donne perché nessuno mi si avvicina, nessuno non ci prova, non conosce, non viene, non parla, hanno proprio paura. Infatti le ho detto sì, un po' c'è questo, un po' c'è questa cosa, paura un po' degli uomini. Invece gli uomini russi, avendo questa, sono molto viziati. Perché loro hanno tanta scelta, loro sanno se non sei tu ci saranno altre milioni di donne bellissime e sicuramente troverà un'altra. Quindi gli uomini sono molto viziati in questo senso, sono abituati talmente bene. Infatti è molto difficile che un uomo russo stacco con una donna straniera, molto difficile che capita. Perché hanno caratteri particolari e comunque dalla mia esperienza dopo magari 10 anni di matrimonio o magari dai 40 anni in poi iniziano a cercare amante o comunque andare con le altre donne. Alcune si nascondono, alcuni non si nascondono, lo fanno e basta. Cioè, trovo che uomini russi non sono fedeli perché tutto il mondo anche della TV, quando si sente parlare, io guardo tanto anche TV russi, mass media russi, ovviamente per restare aggiornata. E anche lì tanti ormai dicono che è normale, gli uomini sono poligami, è normale che un uomo ti può tradire. Ormai quasi sta diventando una cosa, cioè, normale, logica. Però, ripeto, comunque dipende dalla donna. Se la donna tollera questo tipo di atteggiamento, di rapporto, ok. Se no, niente, penso che comunque la donna un po' deve mettere i punti. Se la donna si fa trattare in quel modo, ovviamente anche l'uomo lo farà sempre. Una volta lo farà per sempre, trovo io questa cosa, diciamo. Un'altra cosa che guardando un tuo video mi ha sorpresa abbastanza, volevo chiederti magari, perché ho visto in un video dove parlavi delle donne, del look, diciamo, della differenza tra la donna russa e la donna italiana, no? E dicevi che la donna italiana bada più alla comodità, per cui magari se ne va in giro con la tuta, le scarpe da ginnastica, mentre la donna russa non farebbe mai questo, piuttosto patisce le pene dell'inferno, ma cammina sempre sui Sì, tacchi, si mette sempre. Ma tu hai notato veramente questo? Cioè, secondo te veramente le donne italiane? Perché io guardando in giro vedo comunque anche donne italiane, cioè la maggior parte che in qualche modo cerca di curarsi. Forse secondo me addirittura troppo, perché vedi magari molte che fanno interventi di chirurgia estetica e poi alla fine, secondo me, non migliorano la situazione, insomma. Tu su cosa ti basi, cioè, per fare queste considerazioni, diciamo? io penso che per fare queste considerazioni basta andare in aeroporto di Mosca, cioè già quando arrivate a Mosca vedete le cose che magari non avete mai visto: gonne, vestiti lunghi, fiori, cioè anche i colori sono molto più, nonostante sia un paese comunque freddo e non è che abbiamo estate come in Italia così lunga, non ti puoi magari permettere, forse anche quello dà la spinta, perché da noi chiaramente l'estate è breve, c'è, ma è breve, qui in Italia ti puoi mettere vestiti anche in autunno, in primavera. Invece magari in Russia ti puoi far vedere quando mesi estivi, quindi loro si sdanno, mettono le gonne, fiori, vestiti, ma ancora dai tempi dell'URSS comunque è rimasta anche questa tradizione, comunque che la donna è una donna, quindi deve comunque indossare le gonne, i vestiti. La mia zia, per esempio, è nata negli anni 40, nell'URSS nata. Lei non ha un pantalone in armadio, per esempio, cioè per dire. E tante donne vanno tutti i giorni, dalla mattina alla sera, coi tacchi al lavoro, eccetera, eccetera. L'esempio anche della mia mamma, esempio della mia nonna, le ho viste sempre truccate, le ho viste sempre un po' in tiro, no? Come si dice. Invece in Italia c'è questa, magari, io dico, magari le donne italiane hanno già avuto questa cosa, magari hanno già passata, sorpassate e hanno detto, ma tanto la bellezza è importante interna, magari l'esterna trascuriamo un pochino, cioè se sto comoda così metto scarpe da ginnastica e vado, perché tanto sono comoda così e non mi frega niente cosa dicono gli altri di me. E invece anche sempre il discorso della quantità delle donne e della, comunque trovo che la maggior parte delle
donne sono molto carine, o come dicono uomini italiani, dicono sempre sono donne comunque belle, avendo tanta tanta concorrenza ti vuoi distinguere. Quindi ci sono quelli con capelli lunghi, quelli con capelli chiari, scuri, sì, un po' si vogliono distinguere, di conseguenza deve essere una più bella dell'altra, quindi iniziano a esagerare, vestirsi e ricorrono anche a extension dei capelli o delle sopracciglia o si truccano in modo particolare o comunque chirurgia estetica, infatti c'è anche questa cosa. E tu da quale città della Russia provieni? Sei originaria? Io sono nata negli Urali, in un Negli piccolo Urali. paese, si chiama Uralsk, io sono proprio al confine tra Europa e Asia, proprio dove proprio passa il confine. Quindi, ma secondo te è una questione proprio del fatto che ci sono più donne russe rispetto agli uomini? Quindi, ma questo è un retaggio delle guerre precedenti? Cioè, perché ci sono più donne? Non sai. Sì, perché la guerra ha portato ovviamente praticamente tutti gli uomini, anche i bambini, tutti andavano in guerra, anche le Però donne. quella è la seconda guerra mondiale, no? Ti riferisci a Sì, quella di sì, sì. 70 anni fa, oggi. Tanti anni fa, sì. Poi dopo sono state sempre anni difficili comunque, perché diciamo, la media della vita, le donne vivono un po' di più e comunque la media diciamo di vita degli uomini era anche abbastanza bassa, era quasi sui 50 anni. Negli anni 50-60 gli uomini vivevano veramente poco. E quindi poi ci sono stati gli anni 90 quando perestroica, sono stati anni che hanno portato altre tante vite, perché ci è subentrata la droga, l'alcol, sono subentrate tante di quei fattori che hanno fatto sì che le donne sono diventate più forti e hanno portato avanti, perché la donna ha comunque istinto materno, inconsapevolmente comunque pensi ai figli, pensi cosa succederà, quindi deve dare da mangiare, deve lavorare. Le donne non si sono fatte prendere, diciamo, da questa epidemia. Gli uomini sì, gli uomini si vede, sono stati in questo senso un po' più deboli, di conseguenza altrettante persone. Altrettanti uomini, diciamo, erano chi si drogava negli anni 90, poi c'era mafia russa che è comunque diversa e c'era tutto un discorso, le persone morivano effettivamente anche da giovani e le donne erano sempre più forti, erano sempre di più Capito, e di capito. conseguenza ancora ora meglio, ora non è così proprio tanto, diciamo, la Sì, differenza sì, non sì, è sì. tanta. Prima, penso negli anni 2000, era veramente tantissima differenza. Ora forse sta migliorando, sta aumentando. Tante donne russe sono immigrate e si sono sposate felicemente con altre persone europee. Vedo tante che sono sposate un po' con italiani, con francesi o con tedeschi, vivono all'estero, probabilmente anche quello, però. Sta migliorando questa disparità, questo dislivello, però sì, ci sono più donne sicuramente, E sì. ti volevo chiedere un'altra cosa, Jana, come lo vedi, visto che ne hai accennato tu, questo mix tra donna russa e uomo italiano come relazione sentimentale, lo vedi positivo oppure relazioni che nascono e finiscono? Perché molte persone mi dicono sì, ma donne russe vanno bene fin tanto che sono in Russia, allora la relazione funziona, ma poi quando vengono in Italia non funziona più la cosa, ma qual è il tuo punto di vista su questo mix? Perché il contrario non credo che si manifesti, cioè non credo, almeno credo sia raro un uomo russo con una donna italiana come relazione sentimentale, non mi sembra di, non credo che ce ne siano. E invece il mix donna russa uomo italiano, come lo vedi? Dipende ovviamente dal caso, dipende dalla Sì, persona, beh, certo. dipende Poi in ovviamente, sono tutti generale, diciamo, diversi. statisticamente, che opinione ti sei fatta? Ma io è un mix perfetto, dico, perché le donne, cioè gli uomini italiani fanno tutto per la donna e nello stesso tempo le donne russe vogliono accontentare, vogliono stare magari a cucinare, un po' il vecchio modello, no, del sud, Gli no, la uomini famiglia. italiani fanno tutto per le donne, ma tu vivi su Marte o vivi... No, perché, non lo so, molte donne italiane si lamentano un po' del No, no, contrario. no, non devono lamentarsi, non penso, non c'è
Non lo so, io vedo che forse perché io essendo avuto comunque esperienza con gli uomini russi, quando arrivi in Italia ti sembra non beve, magari non fuma, lavora, fa le sue cose, magari già è una cosa buona. Ma gli uomini italiani secondo te hanno voglia di sposarsi oppure no? Io tutti gli esempi che ho di italiani che si sposano con le donne russe, ma facilmente così, proprio in un anno sono tutti si sposano, fanno documenti, vedo tanti italiani che sono sposati o comunque convivono con le donne russe e tantissimi, tantissimi hanno fatto già figli, ho esempio della mia zia, cioè proprio in casa ho tanti esempi e vivono felici e contenti tanti, tanti anni. Certo, ci sono alcuni casi, però vedo che gli uomini italiani ritardano sempre di più, forse vogliono avere le certezze, forse perché hanno avuto questi, magari passato, magari divorzi lunghi, forse anche in Italia. Vedo che gli uomini, magari le donne anche vogliono probabilmente italiane, però vedo che gli uomini non vogliono, proprio non vogliono, si rifiutano. Vedo sempre più persone che dicono: no, 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 non ho solo convivenza, non mi sposerò mai, anche se convivono con una donna. Tanti italiani dicono: no, 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 non mi sposerò mai, non voglio avere un matrimonio, anche a 40, 50 anni, no, no, mai, mai, mai. O chi dice: no, prima di 40 anni no. Cioè, comunque non sono pronte per un matrimonio vero ufficiale. Magari convivenza sì, perché chiaramente convivendo con un'altra persona divide le spese, è anche comodo vivere comunque. Vedo che adesso tutto il mondo sta cambiando e c'è tanta comodità. Ci stai con qualcuno per comodità, perché condividi affitto e perché condividi le spese, però diciamo proprio voglia di avere una famiglia felice, di un'unione come ai vecchi tempi, matrimonio, tutto tradizionale, prima dei figli, perché tanti italiani adesso aspettano un figlio, due figli, alcuni anche tre figli e poi si sposano, per dire. E si sta un po' perdendo, vedo, che non c'è questa volontà. E ti volevo dire una domanda, visto che il mio canale si occupa anche di seduzione. Sì. Come seducono le donne russe per tenersi però l'uomo, insomma, cioè non soltanto una seduzione così superficiale, ma come fanno a tenersi l'uomo e a indurlo a prendersi degli impegni seri, insomma? Che hanno qualche tattica particolare, qualche modo di fare particolare. Secondo Io le. penso un modo di fare, infatti, c'è qualcosa, c'è un modo di fare che le donne russe non fanno le scenate, non difficilmente fanno scenate di queste litigate, non provocano un uomo a fare le litigate o scenate. Invece spesso, per esempio, ho visto tanti esempi, anche le mie amiche italiane, loro provocano un uomo per fare queste cose. Invece, magari uomo russo, no, scusami, uomo italiano, trova nel carattere o nella donna russa questa sicurezza che magari le donne italiane non le danno, e questa sicurezza che ti fidi di questa persona. Perché io trovo comunque della donna russa ti puoi fidare, perché se comunque sei una persona per bene, ovviamente ci sono anche le persone, Certo. non si sa mai, però gli uomini che conoscono le donne russe trovano quella sicurezza, forse la stabilità d'animo, forse il carattere un pochino più, diciamo, con dei principi, con ancora dei valori, ritrovano quella sicurezza, quella stabilità e quindi non vogliono andare via, vogliono rimanere con questa sicurezza e con questa stabilità. Questa è la mia opinione, diciamo, penso io. Quindi più affidabilità, insomma, Più se affidabilità, penso. E comunque, ovviamente, le donne fanno tutto per accontentare l'uomo e gli piace cucinare e gli piace fare, e comunque un po' come la mamma, nel un po' senso donna mamma, sostituiscono un sì, po' la mamma, ho secondo capito, ho me. capito. Senti, un'altra cosa, com'è lo stile di vita in Russia adesso? Io ti ripeto, un ricordo della Russia veramente che credo che sia proprio non esiste più, insomma. Mi ricordo le Ochiritz, le code Ah, enormi no. che c'erano. Mi ricordo, ero andata a Mosca ai magazzini GUM,
Ed era una desolazione quando ero andato io, perché erano vuoti, senza articoli, adesso invece sono tutti fuochi d'artificio, diciamo. Sì, no, è cambiato. Ma com'è lo stile di vita? Si vive meglio là o si vive meglio qua, secondo te? Lavorativamente parlando, sicuramente più possibilità, lavorativamente parlando, la più possibilità trovare lavoro in Russia, trovo io, vedendo da me. In più puoi fare carriera, puoi aspirare anche in qualsiasi posto, comunque puoi fare carriera, puoi crescere, e da giovane lo puoi fare. Non che arrivi a fare carriera quando hai 70 anni ormai, ma arrivi a farla a 30 anni. Ci sono tanti ragazzi di 30 anni che sono già direttori o comunque manager di aziende. Se sei bravo, ovviamente puoi fare veramente carriera. Questa mi piace, questa cosa. Non solo se sei un uomo, ma anche se sei una donna, perché in Russia diciamo a pari merito ci sono 50% capi uomini, ma ci sono anche 50% capi Senti. donne. Quindi tutti possono fare carriera. Anche la qualità della vita è migliorata tantissimo, basta vedere la pulizia delle strade, basta vedere cioè, diciamo anche la sicurezza sulle strade, basta vedere come magari tengono le città, comunque basta vedere. Ma anche le cose tecnologiche, la connessione internet, perché tutti i russi che vengono in Italia si lamentano della connessione internet e mi chiedono come italiani vivono con questa connessione lenta di internet, per dire, comunque tecnologicamente parlando, prima la Russia era indietro, era veramente indietro. Adesso la vedo che prima arrivo in Russia e poi arrivo in Italia, tutte le cose. Invece prima, quando io vivevo in Russia, prima che arrivavo in Russia ci volevano anni e anni e anni luce. Ora è diverso, ora tutto è diverso. Blogging, anche blogging. Io adesso, avendo canale ovviamente YouTube, magari ci faccio più caso, blogger in Russia è una professione. Loro fanno un grandissimo successo e possono fare carriera in questo senso. In Italia blogging è ancora visto un po' come... Ma che fa? Video? Senti, ti volevo fare un'altra domanda, però non ti vorrei mettere in imbarazzo, per cui se vuoi non rispondere, non rispondi, no? Ma non riguarda le relazioni sentimentali, riguarda la questione un po' politica della Russia. Ripeto, se non vuoi rispondere, se non risponde. Allora, perché so che Putin è molto, diciamo, molti russi apprezzano molto, diciamo, mi hai fatto un segnale di gradimento adesso, hai fatto un linguino. Mi hai fatto adesso che si apprezzano molto, un segnale di gradimento ci dà quindi una cosa. Però, almeno quanto ho sentito io, sta attuando una politica repressiva. Ad esempio, con l'omosessualità ci sono, cioè in Russia sembra che essere omosessuale adesso sia, non so se un reato, ma quasi un reato, con molte congregazioni religiose. So che, ad esempio, i Testimoni di Geova sono discriminati in qualche modo, per carità. Quindi la libertà, voglio dire, è un'altra cosa. Molti affermano appunto che Putin in realtà è una sorta di nuovo zar, un po' dittatore, diciamo, cioè sta violando un po' i principi della libertà umana, soprattutto per quanto riguarda sia le scelte sessuali, appunto, e le scelte religiose, la libertà di espressione religiosa. Tu hai un'opinione? Cioè, ripeto, se non vuoi esprimerti, non c'è problema, insomma. Dico la verità, dei Testimoni di Geova è successo quest'anno. Io dico la verità, non ho seguito questo argomento, non lo so, e veramente l'ho scoperto anch'io così dal giornale, non sapevo cosa succede all'interno, perché non stando lì veramente non sapevo qual era il motivo, forse le riunioni strane, non lo so. Comunque questo non voglio parlare perché sennò poi... Però invece della omosessualità... Io non trovo nessuna repressione. Sulle omosessualità ci sono locali gay, ci sono persone che vanno insieme, vanno in vacanza. Addirittura c'era un ragazzo che mi segue, gay, e lui è andato col suo. Beh, credo che ad esempio io, quello che sento io, ad esempio, un bacio tra due uomini o due donne fatto in pubblico è un reato, ti arrestano, mentre se si bacia un uomo o una donna non c'è nessuna cosa.
Questo è quello No, che ho no. sentito, cioè, nel senso che c'era una forte repressione da parte della No, polizia. no, no, ma la repressione non è in quello che fai, tu puoi fare tutto a casa, però anche se dai un bacio non succede niente, Per nessuno fare un ti... esempio, due uomini che passeggiano mano nella mano, in Russia si becca la polizia, ti... No, la polizia non ti fa niente, semmai ci sarà magari qualche polizia non Questo ti è fa quello che niente. però viene, se tu vai e hai fatto una ricerca nel Questa è web... una, diciamo, sono i mass media occidentali che proliferano queste cose, come i campi concentramento per i gay in Cecenia, non sono mai esistiti, non esistono, nessuno ha le prove, date le prove quali sono, cioè non esiste una cosa del genere, proprio non esiste, cioè non esiste. Io dico come, è stato anche, c'era un, è stato anche un mio amico e c'aveva anche il, ci sono tanti orghi, a me mi scrivono, Iana, devo andare a Mosca col mio ragazzo, posso andare, cosa devo fare, come devo comportare? Io dico, ma scusa, vai, comporti come ti pare, nessuno ti fa niente. La vietata la propaganda, diciamo, Beh, il gay ovvio. pride è vietato però in Russia. Gay Pride è vietato perché la propaganda è inciti, diciamo, non lo so, per russi lo vedono come un incitamento per i ragazzi non li devono vedere, gay Pride, eccetera, eccetera. E propaganda anche nelle pubblicità, magari, non mettere nella pubblicità due persone dello stesso sesso che si baciano, per esempio, o non mettere magari quelli delle pubblicità per strada, o comunque tutto collegato alla propaganda, non devi fare manifestazioni propagandistici, gay pride, queste cose qui, solo, ti riguarda solo la propaganda in TV e fuori, eccetera, eccetera. Ma se tu sei gay e vivi a Mosca, non ci sono problemi, o vivi in qualsiasi altra città russa, io ho la mia cugina che vive a Samara, che è una città comunque non è grande, e lei dice che vede tutti i giorni o quasi tutti i giorni, vede le coppie per mano, stanno sulla panchina, aspettano l'autobus, o si baciano, dice una cosa normale, non succede niente, nessuno non ti viene ad arrestare. Queste sono demonizzazioni che mass media fa e buttano queste informazioni ogni tanto. Però è vero che i gay pride sono vietati, questo è vero. E lì chiaramente non li puoi fare. Io personalmente ho visto un gay pride a Viareggio, qui in Toscana, e Tu in dire Italia abiti in che Toscana? io abito in Toscana, In sì. Toscana, ok. Io ho visto un gay pride a Viareggio in Toscana e devo dire che anche i miei amici gay che ho dicono che fa veramente ribrezzo un pochino, perché, cioè, diciamo, non è bello vedere le persone passeggiare con dei palloni gonfiabili a forma di organi maschili o femminili, diciamo che non è proprio bellissimo, diciamo, la visione, questo è vero. Cioè, nel senso, perché ci Vabbè. sono comunque bambini, bisogna rispettare anche i bambini, o, cioè, non lo so, questa Cioè, è la mia secondo opinione. te c'è una morale troppo debole qua in Italia rispetto... No, 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 in Italia chiaramente, poi come anche lo stesso discorso sempre di omosessualità, adesso sta subentrando veramente tante persone, però nel 91, diciamo, la Russia come Russia è un paese giovane alla fine, perché tutto il Sì, 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 passato sì, era sì. Unione Unione Sovietica. Sovietica, sì. E avendo avuto comunismo, nel comunismo era non solo non si poteva manifestare tra uomo e uomo, non si poteva nemmeno manifestare tra uomo e una donna, figuriamoci tra uomo e uomo, era talmente... ho fatto un video sull'URSS e ho detto la frase che lo sanno tutti, ripetono tutti, nell'URSS non c'era sesso, si diceva. La mia nonna, ho detto frase, la mia nonna mai ti poteva parlare di sesso, mai, 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 con nessuno, mai con nessuno, nemmeno con un'amica. Cioè, era talmente... questione sessuale talmente Un oscurata, tabù, nascosta, sì, era un nascosto. tabù. E quindi figuriamoci adesso, sono passati quanto? 20 anni, 30 anni, dopo i 30 anni recuperare tutta questa libertà, diciamo, e tutto non è facile, e tanti non lo prendono in considerazione questo fatto. Senti, un'altra cosa, poi per concludere, poi due cose ancora. Una invece sull'uomo russo, no? Perché sempre in un tuo video ho ascoltato che dicevi che mentre la donna russa si cura molto di più della donna italiana, è l'inverso tra uomo russo e uomo italiano. Cioè l'uomo russo è un po' più sempliciotto, diciamo Sì. così,
si mette una camicia che gli capita senza guardare i colori, i pantaloni, le scarpe, mentre l'uomo italiano è più fissato, va magari, che ne so, a farsi lifting, cose, insomma, si fa le lampade, come mai secondo te questa differenza? Dovuta al fatto anche qua statistico, diciamo che l'uomo russo ha la pesca facilitata, nel senso che anche se va in giro, come dire, trasandato, comunque ha facilità di conquista delle donne russe, oppure c'è un'altra motivazione? Sì, io penso di sì. E poi comunque gli uomini italiani proprio nel DNA hanno questa cosa anche della moda, di eleganza, sono sempre eleganti. Anche per strada, così, passeggiando, vedo sempre uomini vestiti comunque bene, abbinano colori, comunque hanno proprio inconsapevolmente riescono, invece uomini russi proprio, no, cioè proprio qualsiasi cosa prima che capita, colore così, colore cos'ha. Adesso un pochino meglio, adesso, perché comunque vedendo Instagram, vedendo comunque c'è talmente globalizzazione, no? Di tutto, anche di vestiti, e di conseguenza si sta un po' uniformando. Però uomo russo medio, dell'età diciamo media, si veste molto semplice. Invece uomo italiano c'ha sempre un tocco in più, tipo un occhiale particolare, un orologio o... E infatti se in inverno un italiano è troppo chiaro, iniziano a fare le lampade, inizia a fare questo, uomo russo pensa, ma no, loro non entrano, non sanno nemmeno che vuol dire il centro estetico. Gli uomini italiani, quando arriva il mare, si devono già fare una lampada, poi devono fare tutte le depilazioni totali del mondo. Gli uomini russi pensano, ma magari è vero anche che è una questione proprio anche culturale, forse infatti perché uomini vogliono farsi sentire uno più bello dell'altro, probabilmente, inconsapevolmente. Senti, l'ultima domanda, dai, vediamo un po', visto che tu sei donna e visto che avrai amiche, donne, eccetera, che avrai avuto sicuramente appunto esperienza, sarai stata corteggiata sia da uomini russi che da uomini italiani, come seduce l'uomo russo e come seduce l'uomo italiano? Che differenze ci sono nel corteggiamento, nell'approccio verso una donna, insomma? Allora, uomini russi lì per lì non ti guardano nemmeno, lì per lì quando devono conoscersi, non ti guardano e evitano un po' sono così, sono distaccati, molto distaccati. E trovo che quello che è distaccante è quello quasi che ti attira di più, quasi, penso. Però poi dopo si buttano e vanno subito, come ti chiami, dammi il numero. Da noi adesso forse un po' meno, ma prima si fermava la macchina, se vedeva una bella ragazza si fermava in macchina, ciao, come stai, come ti chiami, vieni, ti accompagno, qui là tutto era molto facile anche, diciamo, attaccare bottone e conoscere una ragazza anche per strada. Russi si conoscono anche per strada, anche nei posti più improbabili, nei locali più improbabili. Ah sì, ciao bella, ah bello orologio, ah come ti chiami? Proprio facile. Gli uomini italiani ci mettono più tempo, ti guardano, fanno un po' galletti, si fanno vedere, devono farsi vedere, devono... Sono diversi, perché i russi sono un po' più distaccati, fanno finta di non considerarti, diciamo. Invece gli uomini italiani subito fanno capire che mi piace, questa è la persona che mi attrae, ti guardano negli occhi, è diverso in questo senso. Però poi alla fine, quando si arriva al dunque, diciamo, a chiedere un numero di telefono, gli uomini italiani si spaventano un po', diciamo, si tirano un po' indietro, hanno paura come chiedere, magari hanno paura magari più del rifiuto. Gli uomini russi non hanno paura di rifiuto, loro chiedono, vanno, fanno, cioè nel senso più, in questo senso più facile. Insomma, sembra che però l'uomo russo lo descrivi più come maschio alfa rispetto all'italiano, come Sì, maschio, secondo te più maschio alfa? nonostante c'è questa latent lover, eccetera, eccetera. Nelle azioni, nell'immediato, nei modi di fare, alla fine russi sono hanno più coraggio forse. Hanno più coraggio e non hanno paura di rifiuto. Ah, ho capito, ho capito. Invece Bene, uomini italiani un pochino sì, secondo me. sì, ma e poi diciamo nel corso del rapporto invece nella seduzione della vita quotidiana, secondo te trovi più seduttivo l'uomo italiano o quello russo? E tutto dipende Sì, chiaramente. beh, sì, secondo la Sì, tua. però forse gli italiani sanno,
sanno come, diciamo, creare questo ambiente, questo, perché poi l'Italia anche si presta bene, ci sono bellissimi posti, diciamo, gli italiani comunque si vede, se uno va per esempio a fare una cena e si vestono bene, e cercano posto giusto, e comunque lingua italiana è molto romantica, trovo che comunque sicuramente uomini italiani. Poi comunque sono per le donne russe sono diversi, sono stranieri, quindi magari penso che comunque riescono comunque a farlo in modo più bello, più accattivante, diciamo, per la donna, penso. Senti, anche, visto che hai fatto queste considerazioni, ancora una cosa. Anni fa, adesso non so se c'è ancora, c'era tra gli uomini italiani un po' il mito della donna russa come facile da conquistare, cioè andare in Russia ed era facile conquistare le donne russe molto di più rispetto alle donne italiane. Secondo te era un mito, falso, vero, reale? Cosa ne pensi? Io penso è comunque un mito perché, scusa, penso comunque è un mito perché magari conoscere, no, conoscere una donna russa è molto più facile che conoscere una donna italiana, penso, perché basta chiedere come va, come stai, intraprendere un discorso, prendi il numero di telefono e poi puoi iniziare a chattare o comunque. Però conquistare nel senso proprio creare una coppia, creare un tipo di rapporto è più difficile secondo me. È più difficile. Perché le donne russe non si fidano subito, devono valutare se una persona solo cerca di passarci del tempo o no, se è solo una cosa passeggera o no, diciamo comunque. Diciamo, ti fanno un po' aspettare, ti fanno un po' penare. Invece, forse le donne italiane, magari se piace la persona, sono più. Le donne russe, secondo me, sono nella testa, sono un pochino più, non dico calcolatrici, ma è brutto magari, però ci pensano anche un pochino con la testa. Le donne italiane vanno di ormoni, proprio di Ah, impulso. ok, ho capito, ho capito. Loro proprio si buttano subito perché van, gli scatta qualcosa di istinti, vanno proprio sugli istinti. Le donne russe riescono in qualche modo a non pensare agli istinti e tutto. Prima vediamo un pochino se è la Sono più persona logiche, giusta, diciamo, se logico-razionali. sì. Bene, ringrazio quindi Jana di Ringrazio questa te anche. intervista e quindi questo video andrà sul mio canale YouTube e poi se te lo scarichi lo pubblichi anche sul tuo. Quindi il canale YouTube di Jana si chiama Matrioshka 3010, quindi comunque metterò il link in descrizione sotto, quindi invito tutti i miei follower ad andare a visitare il suo canale, che è molto carino, chi fosse interessato a vedere le differenze di cultura tra Italia e Russia, insomma. Quindi ti saluto, ti auguro una buona giornata e ci Grazie vediamo a te per presto. l'invito, per queste belle interviste, per queste domande che sicuramente interessano tante persone, perché mi Sì. sono resa conto anche, cioè, nei miei video che sono sempre cose che piacciono e sono cose interessanti, sono differenze interessanti. Io comunque chiaramente io non sono né pro Russia né pro Italia, io sono proprio neutra, vedo, osservo un po' qui e là, vedo un po' le differenze, infatti ti ho raccontato onestamente quello che Certo, penso, certo. insomma. Ti ringrazio di nuovo per questa intervista, mi ha fatto molto Va bene. piacere, anche tu hai un bellissimo canale e metterò poi i link. Magari avremo l'occasione di farne un'altra in Sì, seguito, sì, sì. qualcosa vediamo. Ok, ciao.